Trasmettiamo Sottotraccia, un programma ideato e fatto da Ugo Gregoretti. Buon proseguimento. Se si vuole, de partir n'importe où, droit dessus, droit dessous, en chantant des chansons. De se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long, en voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. Buonasera signori, eccovi il 12° numero di Sottotraccia anno secondo, che c'è stata rimproverata una certa predilezione per i parroci. Una rubrica laica come Sottotraccia, ci è stato fatto notare, ospita un po' troppo spesso preti simpatici, fervorosi e fantasiosi. Abbiamo risposto che questi parroci attivisti, ispiratori di tante iniziative, non solo religiose, rappresentano una grossa realtà e danno un contributo di onesta allegria alla formicolante estate italiana, che forse senza di loro sarebbe meno divertente. Ad ogni modo, per riequilibrare questo programma, che vuole essere rigorosamente pluralista, e anche per non scontentare la componente anticlericale del nostro pubblico, siamo andati a Fano a girare appunto una kermesse anticlericale che si ripete da molti anni tra non poche difficoltà e polemiche. Ladro, bravo Jesus! Ladro, bravo Jesus! Ladro, bravo Jesus! Ladro, bravo Jesus! Allora, com'è nata? È andata abbastanza bene, anche quest'anno... Come è nata? Come è nata, sì. Allora, 9 anni fa è arrivato il Papa Fano. Wojtyla. Papa Wojtyla, certamente. Gli hanno eretto un altare per dire la messa in mezzo all'acqua. Ah. Una chiatta con trasportata di pescherecci, un grosso affare, un grosso business. Posti numerati, la curia dietro raccomandazione concedeva i primi posti. E noi la prima settimana abbiamo chiesto lo spazio antistante a questo baraccone e abbiamo dichiarato la zona devoitilizzata. Questa storia qui ha suscitato un casino enorme a Fano e anche fuori Fano. Per noi abbiamo deciso di essere anticlericali, qualcosa che di rottura completa. La curia locale avrà fatto la guerra. La curia locale ci ha fatto una guerra enorme. Noi abbiamo chiesto anche la scomunica, però sembra che questa cosa qui sia troppo. La scomunica per voi o per la curia? Per noi, certo, per noi. Noi vogliamo essere scomunicati. E i preti del luogo vengono mai qui? Allora, magari in incognito, travestiti. I preti non direttamente, ma i missari delle cure ci sono stati e li conosciamo, sono stati silenziosi, diciamo così, hanno partecipato in maniera silenziosa. Vengono qui a studiare il fenomeno. Il fenomeno può darsi, ma noi abbiamo ricompensato. Magari con la prospettiva di riconvertirvi. Sarà dura. Comunque, loro fanno il loro mestiere di evangelizzatori, insomma. E questo menù chi l'ha inventato? L'ho pensato io. Patè di frate grasso. Che cos'è pasta fredda del gesuita? Pasta, pomodoro, aglio, prezzemolo, basilico, formaggio, arricchito. Richiesta, sì, esatto. Parrebbe buono. No, è buona, è buonissima. E noi ci vantiamo che il nostro menù eretico è uno dei migliori. In ultima analisi fate un buon servizio, sì, al, certo, clero. Buon, sì, certo. Oltre che ai vostri clienti. Ma certo. Pasta a San Gennaro? Basilico e pomodoro classico, invece una specialità è coi formigoni, perché nella pasta col pomodoro ci sono queste olivone, queste melanzane che sembrano dei formigoni e alludono a un personaggio che sta sempre qui a 45 km da Fano, che fanno anche loro i meeting. No, il nostro è anticlericale, loro invece strettamente clericale. Il loro è anche più ricco del vostro. Oh, miliardi, il nostro purtroppo si finanzia così, tutto si basa sul menù eretico. Insalata scismatica di riso è sottile. Gli spiedini eretico, non so se mi spiego. Questo è il trattamento classico che i nostri amici clericali facevano
delle persone che dichiaravano di essere contro la Chiesa oppure di essere... Infilavano allo spiedo. Esatto, sì, sì. E noi... Li arrostivano sui roghi. Sui roghi, sì. Le hanno fatte questi preti. Le hanno fatte e stanno continuando a farle. Pollo Giuliani alla diavola, che è il nostro sindaco di Fano che si sta arrostendo al sole, ma... Democristiano. Democristiano. Forlaniano. Sicuramente, è certo. Non si sbaglia. Le Marche sono un po' la patria dell'edonismo forlaniano. Ma, della mafia forlaniana, probabilmente. Qui nelle Marche, se uno non c'ha in tasca la tesserina, la raccomandazione o quello che vuoi, non trova niente. Lei cosa fa nella vita extra anticlericale? Il mestiere classico, faccio il bancario. Ah, sì, sì. Che banca? La Cassa Risparmio, quella dei preti. Famosa. Quindi sarà visto... Sì, molto bene, molto molto bene. La perseguita? No, no, la perseguita, ormai mi sopportano, o mal sopportano, non so, comunque sanno chi sono e... Non la possono cacciare? No, no, non so.